la riflessione che ha spinto noi della rete insieme a Luca Orlando, a stare dentro questo cammino che ha portato a questa assemblea di oggi. La ragione è che noi pensavamo a un nostro ruolo come rete più di riflessione, l'abbiamo chiamata di lievito culturale, ma la torsione drammatica che ha assunto la crisi italiana nell'ultimo anno ci ha spinto a pensare che era l'ora che ciascuno uscisse dal suo ambito particolare, dalla sua esperienza pur importantissima che stava conducendo e che noi conducevamo anche al di fuori della logica e della dinamica di un partito. Penso che dobbiamo partire dal fatto che il cammino in grande parte è stato già compiuto, il cammino di una rappresentanza politica unitaria, di un polo alternativo al montismo e al berlusconismo alle prossime elezioni è stato in gran parte già compiuto e non è stato scritto dalle segreterie dei partiti, ma è stato scritto dai milioni di cittadini che hanno firmato i referendum, che li hanno votati, che stanno firmando i referendum contro la controriforma Fornero dell'articolo 18, è fatto di cittadinanza organizzata, io preferisco chiamarla così, cittadinanza attiva più che una generica società civile, perché presa in sé parcellizzata la società civile può anche non vuol dire nulla. Preferisco dire cittadini attivi che si auto-organizzano, che si auto-rappresentano e che non possono stare dentro la logica di partito. Il bello è che questa roba è già successa. Noi nel comitato promotore del referendum sull'articolo 18 da mesi stiamo lavorando fianco a fianco, i banchetti li facciamo insieme, non c'è bisogno di sancirlo ulteriormente. Siccome noi di sinistra siamo bravissimi, diciamo, a spaccare l'atomo, io questa volta inviterei a cogliere l'essenziale e a non dividerci su questioni formalistiche. Io penso che noi dobbiamo parlare col PD, perché penso che noi non possiamo fare un accordo col PD. Perché tutte le politiche che sono state fatte portano il timbro del Partito Democratico. Penso che ci dobbiamo parlare però, perché noi poi in campagna elettorale dobbiamo parlare a quegli elettori, gli elettori che votano per il centro-sinistra, i milioni che sono andati alle primarie. Io penso che sono più d'accordo con noi sulla riforma Fornero, sulla controriforma Fornero, che con quello che dice l'onorevole Mattia, con cui ho avuto, diciamo, la sfortuna di confrontarmi l'altra mattina, è annichilita di fronte al fatto che io citassi un pericoloso sovversivo come Carlo Smuraglia e mi ha subito detto che era un demagogo, perché avevo citato, pensate un po', il presidente dell'ANPI è uno dei più grandi giuristi italiani, che ovviamente è contro la controriforma Fornero dell'articolo 18. Tutto questo che abbiamo costruito è un percorso che non c'è bisogno di descrivere, perché si descrive da solo, perché quando andranno a discutere e sul piatto ci saranno le scelte da fare. Noi la controriforma Fornero la vogliamo abolire, loro cosa vogliono fare? Noi le controriforme che sono state fatte dal governo Monti le vogliamo abolire. Noi non vogliamo le politiche del governo Monti che ammazzano il paese invece di risanarlo. Su questo si misura, su questo si discute, secondo me, perché deve essere chiaro da che parte sta il vero bene comune. Italia bene comune vera siamo noi, perché siamo noi che siamo quelli coerenti con le battaglie condotte nei referendum per i beni comuni, non chi ripropone anche a livello locale privatizzazioni e cose del genere. Un'altra cosa che voglio aggiungere: ci sono alcune elezioni locali importanti per cui si vota insieme alle politiche, Roma, il Lazio, la Lombardia. Ecco, io credo che noi dobbiamo fare anche qui uno sforzo massimo affinché questa coalizione sia rappresentata anche nelle elezioni locali, andare con un progetto comune, riconoscibile, forte e preciso. E poi
vorrei dire, io sono molto contento, noi siamo molto contenti della scesa in campo di Antonio Ingroia. Intanto perché non ho usato questo termine che io sbagliando ho usato. Ha detto sono disponibile, che è una cosa diversa. Siamo stufi delle scese, delle discese in campo. Finisco subito. Il punto è che noi dobbiamo non solo difendere il suo diritto di cittadino a partecipare alle elezioni politiche e non accettiamo lezioni da chi ha passato tutta la sua vita a candidare magistrati in politica, perché forse gli stavano bene i magistrati che non davano fastidio a loro, forse non gli stanno bene i magistrati indipendenti. La candidatura di Ingroia ha anche un grande valore di legare insieme legalità e giustizia sociale, che sono due cose che possono e devono andare insieme, altro che giustizialismo e partito delle manette. Questo è un partito della giustizia e della giustizia sociale, una lista che vuole promuovere queste cose, e su questo io penso che questa lista ha l'ambizione, deve avere l'ambizione di parlare a tutti gli italiani, perché noi parliamo a nome di quelli che non hanno voce, noi parliamo a nome di quelli che sono colpiti da queste politiche neoliberiste e che sono la maggioranza del paese, di questo dobbiamo essere convinti, e per questo secondo me prima facciamo e meglio è. Grazie. Vorrei partire in questo mio intervento dalla mia esperienza professionale. Io lavoro in un comune, quindi in un ente locale. Allora, lavoro in un comune, quindi in una realtà locale che, come tutte le realtà territoriali di questo paese, subiscono quotidianamente quello che è lo svuotamento che si sta realizzando nei territori del ruolo degli enti locali. In realtà il livello territoriale e il livello locale è il livello più importante, sia in termini, soprattutto in termini di partecipazione. Noi quotidianamente nella nostra realtà viviamo questo svuotamento fondamentalmente in due modi. Il primo è quello di leggi che negli ultimi anni, invece che delocalizzare, tendono ad accentrare le decisioni e quindi a svuotare il ruolo che la politica locale può avere. E dall'altro, quindi, questo implica una scarsa partecipazione e non desiderio anche da parte dei giovani di partecipare alla vita politica, per questo svuotamento. Il mio percorso personale è stato quello di rifiutare e in qualche modo dare un contributo rispetto a questo svuotamento, cercando di partecipare attivamente alla vita politica e di coinvolgere anche la mia generazione, una generazione di giovani che purtroppo oggi è assente dalla politica, che decide quotidianamente di delegare ad un sistema il portare avanti le proprie istanze. Questo mi ha spinto a partire con un percorso fatto all'interno di ALBA, quindi un movimento politico nuovo che parla di partecipazione democratica, di diritti civili, di riappropriarci della politica e della cosa pubblica. Da questo movimento sono entrata a far parte di questo progetto di Cambiare Si Può, la cui forza io credo che sia in alcuni aspetti fondamentali. Uno, appunto, la partecipazione democratica, la possibilità e la speranza davvero di poter anche in Italia fare una politica diversa, dove ognuno di noi come singolo cittadino possa contare davvero, e una serie di regole e paletti che non devono essere tenuti fermi, sono importanti, sui quali ci giochiamo la credibilità di questo progetto. Io credo, anche forse un po' fuori dal coro, che questa esperienza di Cambiare Si Può sia innanzitutto importante per il lavoro che siamo riusciti a fare a livello locale, a livello territoriale. Io ho partecipato su Livorno, un'esperienza che è stata positiva perché davvero concretamente siamo riusciti a tirare una serie di partiti, movimenti, società civile a metterci insieme e a lavorare su dei contenuti. Siamo partiti da contenuti, quella è stata la piattaforma comune che è riuscita a creare e ad unire le persone.
e da quello, quindi con questa, diciamo, partendo da questi contenuti, in maniera democratica ci siamo confrontati anche con l'entusiasmo e la passione di voler iniziare a lavorare su certi temi. Io penso che non so se cambiare si può, diciamo, al di là delle prospettive di elezione del 2013, dobbiamo capitalizzare questa esperienza in termini di capacità di unire, di capacità di lavorare sui territori. Dobbiamo partire dal livello locale per cercare davvero di portare avanti questi contenuti. I contenuti ci sono, sono forti, li condividiamo, mi sembra che stamattina davvero ci sia stata una condivisione forte. Questa è la forza, i contenuti, e il secondo aspetto è il metodo. Noi abbiamo sperimentato sul Livorno il fatto che questo fare un passo indietro da parte di tutti, ascoltare le istanze di tutti e quindi, diciamo, dare voce alle esigenze di ciascuno per un obiettivo comune è stata la forza di questo, diciamo, di questo percorso, che se continuerà e avrà uno sbocco nelle elezioni 2013, bene, ma la cosa importante è che deve essere un percorso che vada al di là anche delle elezioni. L'obiettivo non è solo quello, l'obiettivo è quello di ricostruire una sinistra, portare avanti dei temi lavorando a livello locale, sui territori. Se riusciamo a coinvolgere, a far partecipare sul territorio le persone, forse riusciamo a farlo anche in tutto il paese. Grazie. Ci state già dette tante cose importanti sui contenuti e sul programma. Io vorrei sottolineare solo alcune cose, che questo nostro progetto di Cambiare si può, di presentarci a questa scadenza elettorale, marcia su due gambe e due esigenze diverse. Lungo periodo, ed è quello che hanno sottolineato in molti, il progetto di Cambiare si può ha bisogno di tempi lunghi, di capacità di ascolto, di capacità di condivisione, di capacità di costruzione anche di quella che è una fiducia che noi dobbiamo ispirare alle persone. Guardate che molti e molte stanno alla finestra, stanno aspettando di vedere come ci stiamo muovendo e come ci muoviamo, e se ricadiamo nei vecchi vizi tutti politichesi o se siamo capaci invece di proporre e di far e di praticare, non solo di proporre, di praticare la discontinuità. Io credo che abbiamo dei punti, abbiamo detto ci sono dei punti imprescindibili, li abbiamo arricchiti, continueremo ad arricchirli, e uno di questi punti imprescindibili è la parità di genere, che non è il discorso delle quote. Non è tanto a me, tanto a te, è capire che quello che il pensiero politico delle donne in questo paese ha prodotto, che la forza politica che le donne hanno dimostrato, che la presenza politica delle donne c'è. Ecco, se noi riusciamo effettivamente ad assumere questa ricchezza, allora avremmo dato un segno reale di discontinuità, oltre alle discontinuità che è necessario mettere in campo dal punto di vista anche dei metodi, perché siamo tutti convinti che la forma è anche sostanza, e dal punto di vista dei metodi, delle metodologie, i passi indietro, i passi in avanti, io credo sia un problema enorme di capacità culturale di leggere la realtà, ed è la realtà che tre quarti di quelli che noi vorremmo e che noi vogliamo coinvolgere sono fuori dalle nostre stanze, e sono a questi persone, queste donne e questi uomini a cui noi dobbiamo saperci rivolgere. Ed è per questo che io credo che oggi pomeriggio dovremmo riuscire a risolverlo questo problema. Dovremmo riuscire a costruire un comitato di garanzia che sia effettivamente
forte e tale da poter praticare queste scelte diverse, e dovremo anche capire che forse le forze politiche organizzate, qualunque forza politica organizzata, dimostra di aver capito l'importanza strategica per questo paese della proposta che stiamo costruendo insieme in questo momento, accettando ad esempio di far parte di un comitato di sostegno e non di partecipare direttamente a quella che è la promozione di questa campagna. Io credo che su queste cose noi ci misureremo. Ho finito. La speranza che abbiamo aperto è grande, ma è anche fragile. È una speranza concreta, non è un'utopia vuota, è una speranza concreta ed è una speranza necessaria. Da come saremo capaci di far crescere nella chiarezza e nella fiducia anche reciproca, sapremo camminare con due gambe che marciano alla stessa altezza.